questa vita digitale può creare delle relazioni completamente diverse tra i ragazzi, e i ragazzi intesi come varie generazioni, l'ultima la generazione app individuata da Howard Gardner, e le precedenti generazioni? Ma guardi, si creano dei servomeccanismi nella vita, diciamo, multimediale, come la chiamiamo, tecnologica, che sono interessanti. L'altro giorno parlavo con mia nipote, che è un giovane medico, di un signore che in Scandinavia dice di fare delle cose per gli alberghi. Io non avevo neanche chiesto niente di specifico a questa ragazza. Questa mia nipote ha vissuto dopo la formazione primaria in Inghilterra. 5 minuti dopo mi ha detto: no, lasciali stare perché sono dei truffatori. E io ho detto: ma come hai fatto a saperlo? Dice: basta andare sul forum tal dei tali, ho letto quello che dicono di lui o di questa società, ci sono tanta gente che dice che sono dei truffatori. Ora, anche lì, croce delizia, no? Doppia faccia. Da una parte la rete può anche essere un assassino inconsapevole, nel senso che basta che io cominci a dire, a insinuare che quel signore sia un truffatore, e tam tam, il telefono senza fili diventa certamente un truffatore, da certamente un truffatore a uno che ha truffato 1000 volte, eccetera eccetera, a uno che è stato molte volte in galera e ne è uscito malamente. Tutto falso il resto, ma magari la prima cosa era anche abbastanza vera. Ecco, da una parte. Dall'altra parte, la grande capacità proprio virale ancora di comunicazione, tipo Ebola, per cui tu in pochi minuti riesci a sapere una cosa che io non avrei mai potuto sapere, del bene e del male, in altro modo. Perché non c'era, non è che una volta ci mettevi di più, no, una volta non si poteva proprio, questa è una novità assoluta. Ecco, naturalmente poi, ecco, bisogna, io credo, arrivare ad un punto di sufficiente criticità rispetto alle cose. Quindi la rete è straordinaria, ma non è la soluzione del mondo. La rete è interessante, ma non necessariamente dice la verità. La rete ti aiuta, ma a volte anche ti fa lo sgambetto, eccetera eccetera eccetera. Quindi bisogna avere anche una capacità, ecco, diciamo così, in una battuta: la rete necessita persone mature che abbiano 18 anni o 83, non fa differenza, occorre maturità, consapevolezza eccetera. Quindi saranno necessarie anche delle competenze esistenziali diverse per poter vivere al meglio la rete? Beh, intanto la rete di per sé non ha confine, per definizione direi, per cui crea una generazione che è cosmopolita per definizione, e quindi anche se non ti muovi, cioè tu puoi essere davvero uno che dal tuo studiolo è realmente in comunicazione col mondo, perché noi sappiamo bene che il provincialismo non dipende da quanti chilometri hai fatto, dipende dalla testa, no? Quindi puoi essere un provinciale anche se hai fatto il giro del mondo, poi soprattutto l'hai fatto con la Concordia, crociere, stai lì a giocare a briscola come non potevi stare a casa, no? Mangi al buffet, anche lì ti bastava la mensa dell'azienda. Ecco, quindi c'è una possibilità reale, un po' come dire la sindrome di Salgari. Salgari, come lei sa, ha scritto quasi tutto dal suo ufficio. C'è chi dice che qualcosa forse l'ha vista, ma insomma il 98% delle meraviglie di cui lui ha parlato sono frutto della sua fantasia sedentaria,
andava in biblioteca. Andava in biblioteca, ma era seduto. Esatto. Ecco, non andava a caccia della tigre di Monpracem. E quindi, ecco, tutto si può dire di Salgari fuorché fosse un provinciale. Certo. Quindi, ecco, è un po' questa, la sindrome di Salgari collegata a internet è la possibilità, ma è anche l'illusione, c'è sempre un doppio livello di giudizio che noi dobbiamo dare, da un lato, ecco perché dicevo croce e delizia, perché in realtà c'è una parte molto bella che appunto, penso per esempio, non è retorica, penso a una persona che è in sedia a rotelle, penso a una persona che ha fisicamente difficoltà a essere cittadino del mondo. Beh, questa persona oggi e non ieri, oggi è nella possibilità di aderire a non so, al forum dei ragazzi che stanno occupando Hong Kong, piuttosto che parlare con dei dissidenti a Teheran o essere sedotto da un insegnante ad Oxford. Quindi questa persona è nelle sue proprietà anche quando le sue gambe non glielo permettono. E questa è una grande libertà e anche io credo una grande rivoluzione, perché ci rende molto più simili di quanto non fossimo. Quindi, naturalmente, ecco, poi c'è sempre l'altra faccia del foglio, che ci porta a pensare che poi ci possono essere delle trappole, ci possono essere delle false ideologie, però sa, le false ideologie le abbiamo predicate nelle piazze nel secolo scorso, quando riempivano di poveracci che credevano qualcuno che usciva dal balcone, eccetera eccetera, quindi cosa vuole? La manipolazione c'è sempre perché fa parte dell'umano, quindi ecco, io spero sono confidente in una generazione di giovani che sia anche abbastanza matura per poter vedere dove c'è la trappola.